Okay, recording. We're live. Live. Kinda. <laughs> <laughs> but but first of all, we have to do this in English or lo facciamo in italiano. Io non ci penso. And and or possiamo mixare. We can do both. <laughs> yeah, okay. English. It's uh, it's fine by me. Uh. Uh. Yes. But if you want to do it in Italian, it's it's. it's yes. I don't know. Maybe sh shall we tr shall we try Italian and see how it goes. <laughs> yes. So, okay, we'll try Italian. Then, uh, if people uh, have a bit of, of patience, maybe we can switch to English at, at any moment. Who knows. Uh, no, the only problem with me is that Italian people are here is that there's death, total death. And uh, so, but it's, it's yeah, sort of I, yes, I, 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 I feel what you're saying. <laughs> <Yes>. So, <laughs> so yes, but more or less the same situation is everywhere. Ok, facciamo... Adesso che, che tutti quelli sì. che hanno sentito in inglese sono scappati, adesso scappati. cominciamo a parlare in italiano. Degli... In italiano quando ci sono quelli che capiscono l'inglese, va bene. Sì, tutti quelli poi che, che, che guardano questi nostri canali, che sono veramente loro che vanno alla grande. Quindi io... Uh... Niente, le, le, come, come ti ho detto, cioè le, se... se... Per me questa, mh, molta gente queste conversazioni così le, le chiamano show, uh, podcast o qualsiasi cosa. Io semplicemente li chiamo proprio, gridi proprio nel, in questa le, prigione proprio che nessuno ti sente. Mm -hmm. Quindi uh, per, per me è incredibile che cazzo fa la gente, io non, non lo so, di, 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 di più importante de, che parlare di queste cose, non mi sfugge. Potremmo chiamarli i Prison Blues, come, come Johnny Cash al concerto a... nella prigione di Folsom, quello in... <ride> il concerto dal vivo. E noi potremmo chiamarli questi sono i, i... <ride> i, Prison... i Prison Blues. <ride> mm. eh, blues eh, in inglese anche tipo quando sei tipo giù, no? Cioè, sei... Sì, è la, la musica anche. Sì. Sì. E, e quindi il, eh, sì, siccome eh, il, quindi il, 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 il concetto così, l'unica cosa che, come ti ho detto nell'altra volta che abbiamo parlato, eh, l'unica cosa così di vivo che, che, che ho trovato ultimamente che mi ha dato un po' di, di energia per, per fare qualcosa è eh. questa cosa che, 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 che succede con... Uh, in America no? che, che registrano questi poliziotti, che, sì. che, che io poi, tra l'altro, io non so quando è iniziata questa cosa dei, dei poliziotti, secondo te, ad avere il, queste telecamere eh, in America, una cosa. Non dico recentissima, però no? credo che è una cosa recente. Non, non A parte che vabbè, la, la tecnologia non lo permetteva sì. prima quindi. Sì, esatto, ora diciamo, con l'avvento dell'Ego Pro e de di tutto il resto, è stato reso, diciamo più facile, però, penso intorno a penso dopo il periodo eh, 2009-2010, quegli anni lì quando, sì. diciamo, c'era. C'era, diciamo, un'ondata di eh, che poi in realtà tutto questo, specialmente diciamo con gli effetti post 11 settembre, 11 settembre no? cioè. quindi la, quando c'è stato diciamo, l'aumento pazzesco de de la, della militarizzazione de della polizia lì negli Stati Uniti e di tutte le conseguenti violazioni che, che, che venivano diciamo, perpetrate ad opera dei poliziotti su, su dei civili che non, facevano, che non facevano niente di male. Eh, però, il, il, cioè, questa cosa qua ha, ha, ha cambiato un po' le cose, tipo nel senso, le, le, dopo che hanno messo queste telecamere, le cose sono andate meglio. Io, io, a, a me non mi risulta, eh, per, per dire, no? Eh, in realtà. <ride> Purtroppo non, questo non, non ha diciamo, non, non ha fatto sì che il numero di vittime degli esecutori, da quello che sono poi gli esecutori del sistema. Sì, sia, fos, diciamo, diciamo si, siano diminuite. In realtà penso sia, non so, anche migliaia di. Siamo ancora sulle migliaia di vittime l'anno. E negli Stati Uniti vittime, diciamo, di vere e proprie esecuzioni sommarie de, de, della polizia. Quindi a volte funzionano, però in generale purtroppo per ogni caso che te vedi su, sui video, su, su YouTube o su internet di gente che, che, che è riuscita a, a salvarsi perché stava filmando, eh, però per ognuno di questi casi chissà quanti altri ce ne sono di... Di persona a cui invece è andata male, e lì è andata male vuol dire che o è stato pestato fino a <ride> fino, a <ride> fino, a <ride> fino qua, quasi alla morte, o a renderlo irriconoscibile, oppure è stato fatto fuori direttamente. Eh, qui in Italia noi abbiamo questo caso di, di Cookie, no? sì, sì, abbastanza sì. famoso. L'unica cosa io non ho. Siccome mi concentro molto di più da, dall'altra parte dell'oceano, quindi sì. America, non ho mai approfondito il, il perché, forse il, nel, nel mio modo di, così di pensare, il sistema è come se tipo, io ti faccio vedere tipo, le, le cose marce del sistema, eh, e, e quindi passo come un sistema così eh, libero sì. almeno, questa è la mia percezione che si sono concentrate così tanto su, questa, su questo caso qua di cookie? No? Di cookie? Eh, eh. Sì, anche quello diciamo è, è, un, è un caso di quelli che hanno avuto attenzione mediatica per, per una serie di motivi. Eh, quindi pensa te tutti quelli che, che non hanno ricevuto la stessa attenzione, anche quelli non, non, si sa, non lo so bene quanti ce ne siano. Qua. Esatto, esatto. Comunque, cioè, cioè, ciò non toglie che, che quello che è successo uh, a Cookie non, assolutamente non, non vada bene e sia un, es un altro esempio del, di, quando dai, di quando dai in mano a, de a delle bestie, a, a dei, dei falliti, gli dai in mano l'autorità e, e il potere sugli altri. E, tra l'altro. Cookie arrestato no, per, per, un non, per, per un reato, dicono che è un reato, ma non è, in realtà non è un reato perché non, aveva, perché non ha fatto del male, eh, non ha danneggiato nessun altro. Quindi è cioè, proprio, direi, direttamente assassinato, non è che... Sì. E, lui è stato fermato per che cosa? Almeno lui, ufficialmente. Eh... Qui, io la, la penso così. Qualsiasi cosa che... Eh, Puntano il riflettorio, no? cioè danno tutta questa visibilità è ovviamente qualcosa di, di super controllato perché il sistema non si può permettere, di sì, è un caso po che poi diventa un caso politico anche quello l'hanno fatto eh. diventare un caso politico e lì, e lì capisci insomma che è super controllato. Io ho il carcere qua di Rebibio, Bibbia, ti posso garantire che lì succedono le peggio schifezze e nessuno sa niente, altro, che, altro che cookie là qua dentro e. Quindi, no, credo spa spaccio o possesso di stupefacenti. Sì, e... che, non dovrebbe, fa... che non dovrebbe essere, un, non dovrebbe essere privato de della libertà perché ha, ha deciso di, di, usare o, o di, di usare una sostanza. Comunque anche se è una cosa che non consiglio, però sì, no, se non eh... c'è. Eh. Nel senso, tu dov dovresti punire quando uno fa qualcosa, effettivamente, sì. di... di, di... Se, diciamo, da... se io ti obbligo, vengo da te, ti obbligo a... a, ne so, a ti obbligo a drogarti, <ride> o, 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 ti, o ti aggredisco, faccio qualsiasi cosa, allora lì, lì c'è un torto che, che si verifica lì, ma se no, altrimenti non... Ma, se, se, no, non ha ma senso. Se, seco, secondo me per esempio uh, del, un altro modo di che, che, uh, che funziona la società potrebbe essere tipo invece di avere questa, questo gruppo di, 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 di gente che, che diamo, diamo il potere no? I, i, i poliziotti no? che le, tipo, risolvono i problemi che abbiamo uh, potrebbe essere tipo eh, noi diciamo così la, la, la pressione sociale per esempio, se, se, se uno fa qualcosa che, 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 che non è, non sì. è giusto, la, la pressione sociale fa, fa, fa non lo so, beh qui sarebbe complessa la cosa. Ma eh, sì, in realtà no, non è tanto complessa perché diciamo se uno, se uno compie de delle azioni che, che violano i, dir i diritti altrui dovrebbe subirne le, le conseguenze. E qua, ma dovrebbe subirne le conseguenze da parte di tutti, non di, di, un, di un corpo istituito apposta. E invece qua come funziona? Che molto spesso... Eh, chi, chi fa del male, in realtà, non subisce le conseguenze perché non ne subisce le conseguenze, perché la gente, diciamo, è, non può intervenire, non può niente. Appunto perché crede che, ci sia, che sia compito de dell'autorità, e invece, l'autorità stessa, è in primo luogo, che, 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 che viola i diritti altrui, e quindi è chiaro che, che, che il sistema, in realtà, favorisce chi, chi fa chi chi compie azioni ingiuste, chi viola i diritti degli altri e, e se invece diciamo, una persona non normale, tra virgolette, o una persona qualunque, tenta, tenta invece di, di, di far valere, di difendere i propri diritti quando è fatta oggetto di, di ingiustizia o di aggressione, allora in quel caso il sistema interviene contro la persona che si è difesa, spesso e volentieri. Allora, per... Eh, il problema è che, che, che certe volte io mi blocco, perché ci sarebbe talmente tanto da dire. Per esempio, e eh, non so veramente. Eh, ed è talmente ovvio che, 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 che il sistema tipo fa in modo che, che ci siano le disfunzioni, cose. Eh, cioè, noi, noi abbiamo, cioè il sistema ci ha diviso in, in bambini, cioè, e, e quelli che controllano questi bambini. Eh. Per esempio, sta, stavo vedendo eh, un video di, di, di un iscritto nel, nel canale YouTube, no? questo è, eh, Shizu, si chiama lui. Chisel! E lui ha, ha fatto un video dove fa vedere, perché senza che sto qui a far vedere, condivide, faccio. Eh. Lui faceva vedere come... Eh, praticamente questo telefilm cops sì. faceva vedere come questi poliziotti andavano fermavano qualcuno entravano in casa senza nessun mandato senza niente cioè trattavano c'era cioè, chiaramente una specie di, eh, di modo per far vedere quella, quella, con questi eh, telefilm a, a, alle persone che guardavano guarda così funziona tu devi stare zitto quando noi veniamo a casa tua ti, ti, ti possiamo violentare fare quello che, che, che oppure se ti fermiamo per strada tu devi, devi fermare. devi stare zitto e ti devi fare violentare e, 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 e a, que, a quel punto le, le, quel, quello che dicevo quello che, che pensavo no? a, a che serve la, questa costituzione che, 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 che loro amano così tanto Uh, cioè loro hanno fatto questa costituzione che, che in teoria gli dà tutti i diritti di, uh, per proteggersi da, da questo mostro che hanno creato che, sì. che, che in teoria dovrebbe difenderci no? eh, mm -hmm. però a che serve le, quella costituzione se eh, i, i media eh, ti, ti, ti bombardano eh, a, a fare l'opposto di quello che dice la costituzione eh, 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 le, le, a scuola gli insegna, non gli insegnano come, come comportarsi per esempio con un poliziotto che ti ferma ingiustamente perché quando fanno diritto quello che cazzo fanno là eh, perché la gente così ignorante che, che invece lascia fare questi poliziotti in questo modo questo dimostra che, che ok quello è un pezzo di carta che non vale niente proprio. E, esatto e, <ride> e, e, e a, a quel punto uno dovrebbe cioè, dovrebbe capire per esempio, e cazzo, qui, qui il problema è i media che sono completamente, programmano a, a fare la cosa opposta. Cioè, I media e la cultura, cioè, cioè, quindi che sono loro contro loro stessi, fa, fanno in modo di promuovere cose stupide, comportamenti stupidi, così loro poi hanno la scusa per dirti, eh, guarda che hai fatto. Ovviamente loro creano il problema con la cultura. quindi una cosa che noi dovremmo capire è che, che il, non puoi lasciare così i media, l'istruzione completamente in mano al, al nemico, diciamo, perché certo. poi ti, ti ritrovi veramente nella merda come siamo adesso. No? E... Sì, no, sono, sono d'accordo da, sì, su, sulla Costituzione che diciamo, la, la gente ci, ci si focalizza parecchio, eh, ma in realtà, come hai detto te, eh, è un, è un, non è nient'altro che, che un pezzo di carta che però, per lo meno per quanto riguarda quella americana, ha riconosciuto dei, dei diritti naturali che le persone hanno innatamente. E poi ovviamente è chiaro che... Che il, che il potere nel, nel, corso de, nel corso del tempo fino ad arrivare a oggi dove la situazione è paradossale al massimo perché come dicevi nonostante abbiano sulla carta que, quei, quei diritti riconosciuti dalla Costituzione ma sono costantemente violati da, da, dalla polizia e, e quindi e, e, e secondo me lo fanno cioè credo proprio che sia perché sono così violenti e aggressivi perché già sanno che vanno contro anche a, a, alle loro stesse leggi. Che chiaramente l'obiettivo de, del sistema laggiù è diciamo, di, di de, sì, tenere la, la Costituzione così come, come una cosa di, di, molto astratta, però, le, le, però in realtà il messaggio è che comunque sia, decidiamo noi. Quindi, sì. eh, qui, e sono così, eh, sono così aggressivi e violenti proprio perché sobbanno contro alla, alla, alla loro stessa, quella che sarebbe la loro stessa no, legge suprema, tra virgolette, e per questo devono intimidire molto di più di quello che succede qui. Che, come, come ti dicevo, qua hanno, hanno molte più leggi dalla loro parte rispetto alle leggi che abbiamo dalla nostra, dalla nostra parte, per questo che qua sono, non, non li vedi, diciamo, così così aggressivi poi dipende perché cioè, no. <ride> però Beh. di come sono neg negli stati uniti che appena ti vedono tipo mano su, su mano subito la mano sulla su sull'arma sull nella fondina <ride> e, ma e magari io ho visto, ho visto tra l'altro un video mi sembra ieri o ieri l'altro eh, dove c'è questo qua che, che che sta riprendendo e cioè c'ha appunto la GoPro. E <ride> Il poliziotto gli dice negli Stati Uniti. Il poliziotto gli dice: Non, non mi piace che, che mi vengano puntate cose addosso. Gli fa, guarda, che è una telecamera, dice, e tu lo sai. <ride> dice, no, no, ma non mi interessa, Uno tira fuori la pistola e gliela punta addosso. Wow, poi dice che è stato, è stato sospeso appunto perché c'era il video, comunque. Cioè questo ti spiega il livello di... cioè perché uno ha una, un, una telecamera, sta puntando a una telecamera a te che comunque sei, stai svolgendo una funzione pubblica, quindi quello che, dovresti fa... quello che fai dovrebbe essere, diciamo, trasparente e, e tu gli punti un'arma un addosso, lo metti in pericolo di vita, quindi questo ti fa capire il livello di, di follia a cui, a cui purtroppo sono arrivati. E qua non sì. siamo così lontani, eh, da, no, da ma, 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 ma lo sai perché non c'è violenza qua in Italia, secondo me? Perché, sì, la, gente, io... la, perché la gente è morta. È, è, è talmente così proprio, sì. a, a 90, sì, sì. che... C'è una differenza... C'è un, una differenza... Cioè, puoi, puoi dire... Dell'America puoi dire che ha tutti i difetti de del mondo, no? Cioè, Proprio, però c'è una differenza fondamentale tra, tra la cultura di, 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 una parte, una, di una parte della popolazione lì e rispetto a qui. Ed è il fatto che lì comunque c'è questa cultura di, 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 di come dire, re, al, almeno anche, in, anche solo in teoria, però c'è questa cultura di resistenza all'autorità, al potere costituito. Qui invece abbiamo... Qui invece abbiamo la mentalità per cui il potere costituito è stato costituito per una ragione e quindi tu gli devi obbedire. Sì. Eh, secondo me, il, eh, io ieri vedendo un video di Cooper, eh, praticamente l ho, l ho fatto la connessione così mental, mentalmente, no? perché lui parlava a un certo punto di... Eh, poi sai lo, lo rimetto anche in, in questo video. qua, Se, se lo pubblico questo e, mh, il video di, di questa intervista di, che credo mh, ha fatto alla CNN lui, questo Cooper. però ovviamente è super tagliato, messi solo sì. certi pezzi. Eh? E, dove lui parla di eh, JFK, no? di sì. Kennedy, e e lì ho fatto la connessione perché lui dice, eh, a un certo punto dice, se loro sono riusciti a, ad ammazzare anche lui, cioè, cioè questa persona così potente, cioè il presidente, eh, chi sono io, eh, io cittadino, diciamo, per, per sperare, per, per fare qualcosa? No? E io allo stesso modo ho, ho detto, e eh, qui in Italia questa cosa l'hanno fatto per esempio con, eh, quando hanno ammazzato quei giudici là, famosi, no, in Sicilia. no? Mm -hmm. È, 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 il messaggio è, che è quello secondo me cioè, tipo, per mettere in testa la gente guarda è, è tutto così marcio è, che lascia perdere. È, è, è come se se dice alla popolazione guarda non, non tentare di, di, di fare niente perché è tutto così marcio che tu non conti niente veramente sì. infatti la sensazione che, che senti parlando parlando con la gente è quella di di tante... impotenza lottare impotenza tanto, tanto che vuoi fare cioè, è come se l'hanno sì. internet sì, sì no, no, no dicevo hanno avuto abbastanza successo con questa tattica si chiama disfattismo cioè tu parti già con l'idea che non puoi farci che tanto non che tanto non puoi farci niente quindi non vale neanche la pena tentare di lottare però se, se capisci che è una tattica che il nemico ti ha dato allora dovresti dire Forse se, se loro vogliono che io la pensi così, forse dovrei fare il contrario <ride> o quasi. E' <ride> eh, 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 quella è la cosa che è così difficile da, da far capire alla gente che, che, che non si rendono conto che, 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 che vivono in dittatura, eh, perché non, non hanno mai assaggiato la libertà e non sanno cosa sia. Non, eh, infatti sì. anch'io molti concetti cose che ho è perché mi sono informato prima però eh, non consideravo queste cose e, e, e pensavo che tutto andava bene, anche se dentro di me sentivo che c'era qualcosa che non andava no? però dicevo che cazzo non sarà la vita così che ne so e, e però scoprendo leggi vedi ah mazza mi hanno messo in prigione qua e a quel punto vedi come sono ciechi gli altri. Dici, mamma mia, ma ti sta tra stanno trattando come, come uno schiavo. E eh, 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 non lo vedi perché non, non hai occhi per vedere. No? Perché gli, tu hai occhi quando leggi e ti informi. No? Solo che una volta che tu nasci in una, in una prigione e vedi tutti che, che si comportano da prigionieri, eh, lo accetti come normale. Sì. Sai cosa mi rattrista quelli che sono nati o, o... o dopo, dopo l'11 settembre o, o a ridosso dell'11 settembre? Quindi non hanno mai conosciuto, diciamo, anche io, cioè non hanno mai conosciuto neanche per poco il mondo pre-11 settembre. <ride> Era comunque, era comunque uno, uno stato di schiavitù, come, come purtroppo è sempre stato. <ride> Ma però non hanno neanche que quella eh, come dire, il ricordo di quando non ti dicevano tutti i giorni che c'era che, che bisogna, che c'era la guerra, il terrore, e quindi dovevi rinunciare ai, ai tuoi diritti, perché c'era perché per, per, per questa. Stupidaggine effettivamente per la, per, la, per la gente io mi ricordo uh, almeno qui, qui in Europa non è che è cambiato molto. Cioè, siamo circondati di telecamere eh? rispetto all'11 dell'11 settembre, però uh, for, forse quelli che, che hanno perso un po' di più sono stati lì in America, Sì, sì, sì. Che erano un po sì più di... sono d'accordo. Eh. Sì. no vai dimmi di, di, di. no le... che stavo dicendo nel senso no, dicevi, che eh, eh. No, hanno perso più da loro e, e sono d'accordo da, sì perché è abbastanza tangibile la, la cosa hanno perso più da loro rispetto a noi eravamo più abituati comunque ad avere che ne so i, i militari militari sì. le strade eh. Per esempio qui in Italia c'è questa cosa che tu quando ti ferma il poliziotto tu, a parte che, è così, troppo. fra di noi non, non, non lo possiamo dire, però tu sai benissimo che stai da, quando stai da solo col poliziotto, quello ti può fare di tutto, Ti può, può multare, ecco, come cazzo gli pare a lui. E quindi se, 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 se cerchi di, di, di sorridergli, di... Ecco, eh, così, le, le, gli fai questa specie di bel servizio, no? una bella leccata... Sì. Completa e tanto dici: no, tanto Non mi sta guardando nessuno, dai. faccio cose che non vorresti fare. No? Solo che sei, sei stato programmato a vedere questi fags questi no? come dicono in inglese, no? questi criminali come qualcosa che allora oh, hanno il potere. Possono fare tutto e nessuno li tocca. No? Sì. E... È la credenza alla superstizione dell'autorità. C'era un, un egittologo di nome Gerald Massey che diceva eh, che noi abbiamo la... che noi consideriamo... In, noi consideriamo la, la verità... noi, noi consideriamo l'autorità la, la verità, cioè l'autorità è quella è quella che ti dice, è che ti dice la verità invece di considerare invece di avere la verità come, come autorità. <ride> sì, no, io... cioè quando vedi la, la, la conform, conformità no, della gente che, che, che farebbe veramente di tutto per, per, per non sembrare diversi da, da, dagli altri, lì capisci che la, la gente... Anche, anche questo che stiamo facendo qui su, su YouTube online, eh, eh, molta gente, siccome vede che è una cosa difficile, semplicemente non la fa. Sì. Eh, cioè. la gente non ha, eh, e qui è il grande, grande paradosso: perché, che alla fine la gente non ha capito che, che, che il potere è, è nelle, sue, nelle sue mani dice ma gli hanno detto sempre che no, non contano niente eccetera eccetera non può farci niente ci sono quelli che sono migliori di te che, che, che ti comandano perché tu sei tu sei, sei no, 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 non hai le stesse che ne so, capacità per poter governarti da solo ma hai bisogno di, di qualcuno che, che, che ti opprima e, ti, e, ti, e ti, ti governi con il metodo del bastone e la carota no? E in realtà, eh, non, quello che non ha capito è che veramente il potere è nelle mani delle persone, perché, perché siamo la, la stragrande maggioranza sottomessa a meno dell'1% della popolazione mondiale. Eh, quello che dicevo prima, cioè, a che serve? Eh, cioè, il numero è, è niente se, se tu non sai che direzione... Co come vivere la tua vita, no? Una sì, volta che... Stai... Eh, perché sono, sono il loro, quello che hanno loro non è dice ma hanno la, la, la polizia, hanno l'esercito sì ma anche quelli sono rispetto alla, alla, alla totalità della popolazione sono che pochi. Sono, sì. hanno sono entrati come dico sempre sono entrati qui esatto no? ma loro infatti ci conoscono talmente bene noi invece anche qui questa mia avventura per esempio così online noi, noi, noi siamo talmente ignoranti purtroppo che eh, io, per esempio, da ignorante pensavo, così facendo video, così dicendo quello che pensavo, eh, eh, potresti così far partire qualcosa, aggiustare qualcosa, però ovviamente. Ah. Scusami, processo. Hai obbligato? Po' po'. Oh, so. Yes. E so, this is living with your parents. <laughs> How it looks like. <laughs> 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 uh... E che stavo dicendo? Non oh, dicevi, stavi pensando, diciamo, di mettendo video di. Ah, sì, le, le, invece il, il nemico, invece eh, conosce talmente bene la, la, la gente che loro sanno che io basto come un filtro e controllo i media, la cultura e tutto. Eh, questi deficienti, che, e, e controllo anche YouTube, e tutto a, a quel punto. Le, 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 questi deficienti che pensano che hanno capito come funziona il mondo possono dire quello che gli pare, eh, finché io. Il, riuscirò a, fa, a far votare i, eh, quelli che ho messo io al potere? Questi possono parlare quanto io pare, tanto la gente è talmente stupida che voterà sempre quelli che, che gli dico io. Quindi loro possono parlare, tanto non conta niente. Alla fine quello che conta è il deficiente che è andato e, a, e ha dato il voto a, ai 5 Stelle, a, 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 prossimamente alle, alle Sardine. <ride> Ma come, ma come? Ma io pensavo che, che, che fossero una cosa genuina, che finalmente il cambiamento fosse arrivato. Se, se, e mi, mi, mi smonti questo mito, io, io speravo, no? Senti, fa, fa, fammi, fammi, fammi condividere un secondo lo schermo. Tu vedi il mio schermo adesso? Sì, sì, sì. sì. Senti, io, io ho scaricato un secondo proprio l'Espresso, l'ultimo numero di Espresso. E, scusa, se l'Espresso, quindi il sistema stesso, mi dice che c'è qualcosa di buono qua... Eh, scusami, ma io, io ci credo che so da, da buona pecora, no? Ecco, le, ecco, loro ti dicono, esci le, le sardine, no? Ti stanno dicendo, esci da, 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 dall'Italia, no? Noi siamo il cambiamento, no? esci da questo eh, filo spinato qua, no? Vieni qua nella libertà, non ti trovi in prigione. Sì, sì. Sì, sono bravissimi Alfred Gardi, eh? Qui fuori non c'è non è una merda, c'è scritto qua. Non, non avere paura. Quella boccia distorce tutto. S sanno proprio usare le parole giuste no? per farci credere, come faceva, sì, ma perché monitorano perché monitorano, stanno monitorando quello che facciamo comunque esattamente. È quello infatti, lo stavo dicendo. Cioè, loro sono, sanno proprio esattamente: ci conoscono meglio di, di noi stessi. Veramente. Come Trump, come Trump, come Trump quando doveva essere eletto e diceva io non, non sono convinto che, che quegli edifici siano crollati, secondo me c'è qualcosa sotto, se sarò eletto scoprirò chi ha, chi ha buttato giù le, veramente le, le, le torri, e poi... E, eh, Ma basta, basta, no, guerre, guerre all'estero, gli Stati Uniti non sono i padroni del mondo, noi dobbiamo pensare agli affari di casa nostra e ritirarci da tutti quei... Esatto, per le guerre. E in più ci metti anche agenti come il Prison Plant, come si chiama? Alex Johnson. Sì, Al Alex Johnson, sì. Alex lui, Johnson. Io, io, sì. Io in questo periodo sono molto cauto però a dire perché no, cioè tutti dicono, cioè chiunque è un, è un agente, se vai su internet trovi ognuno, ognuno di quelli che sono su internet sono agenti, però sono ci sono dei casi diciamo pi piuttosto evidenti e uno di questi è, è, è Johnson. <ride> no. È un altro per esempio qua è uno di, di, di questi che, che, che ho debunkato no? che ho smascherato che si chiama marco guzzi marco guzzi ha spinto io mi ricordo benissimo e, e veniva anche invitato così uh, al senato anche a parlare no? come il filosofo così di 5 stelle questo e, e quindi solo quello sì. e, e, capire e, e, e quindi il perché te, Vogliono tipo, anche uh, acchiappare anche, eh, le, la gente così di... che ha un minimo di cervello che va online a informarsi. No? E online trovano questo filosofo, questo Marco Guzzi per, esempio, per dire. No? Quindi Marco Guzzi lo sto equiparando a Alex Jones che, che, che ha fregato la gente di internet co a, a votare eh, per Trump, no? Perché quindi questi sono chiari esempi che si sono controllati. E, uh... Sì, sì, chiaro, tengono d'occhio diciamo, tengono anche ovviamente il, il malcontento, perché così poi lo, lo fanno. Tra l'altro le, le sardine, cioè è una cosa penso abbastanza evidente, dovrebbero essere finanzi sono finanziate da, da un gruppo di cui è a capo. Prodi mi pare, ma io quando stavo lì uh, in montagna mi ricordo che sentivo molto radio e sentivo tra l'altro uh, Radio Radicale, che proprio sì, peggio di, di quello, non c'è stato. No? E praticamente ho sentito una, una specie di riunione di queste capi delle sardine, no? e dove eh, parlavano del, della loro filosofia e tutto, no. Ovviamente devono sempre apparire come non, non, non sono. Eh, eh, non è un partito, no? è qualcosa di semplicemente una specie di cosa che oggettivamente sta eh, così, giudicando e sta vedendo che c'è qualcosa che non va. E, e mi ricordo che, 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 che i punti chiave sono talmente così pro Europa, pro New World Order, diciamo, che è, è veramente incredibile, cioè, le, le cose chiavi sono il clima dobbiamo fare qualcosa per il clima dobbiamo entrare in Europa altrimenti siamo, non siamo potenti tutte cose come classiche delle elite che l'elite vuole Ma quindi è chiarissimo che esatto. è un movimento super controllato no? in poi ti, danno, ti devono dare anche immigrazione cioè pro immigrazione eh. pro... Sì, 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 sì. tutte queste cose e poi, eh, ti devono dare anche il, il rovescio della medaglia cioè, diciamo, sì, no, no, non, ci, non ci va bene stare sotto, una, sotto un totalitarismo globalista dell'Unione Europea e de, dell'ONU, eccetera, però ci vuole, la, 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 ci vuole, è necessario, diciamo, la, la, il nazionalismo, la, 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 la dittatura nazionalista. <ride> non ho capito questa. È eh. un po', po spianto proprio. Okay, Redimmi ridim un po'. <ride> no, dicevo che eh, ti, ti danno, diciamo, da una parte ti mettono questa quest idea no, che devi dare la, rinunciare ancora più, più, tarla, più, più no? libertà e, e, e sovranità, diciamo, per, per darla a istituzioni sovranazionali, no, cioè. a Europa, ONU e, e tutte queste altre cose. Quindi da una parte ti dicono ti danno questo e dall'altra, però devono anche controllare chi si oppone a quello. Infatti hanno messo, per questo hanno messo i cosiddetti sovranisti. Cioè, il Salvini, Beh, super controllato. Sì, esatto, tu invece, loro ti dicono, no, noi siamo contro l'oppressione dell'Europa, dell del globalismo, del, 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 della dell'immigrazione, no, tu devi, vota per noi, e praticamente avrai una, invece del totalitarismo globalista, avrai il totalitarismo nazionalista, cioè noi ti continuiamo a bastonare, però lo facciamo con il tricolore italiano invece che con la bandiera de delle Nazioni Unite. Sì. <ride> Tra l'altro, eh, loro sono proprio anche quelli che, che vogliono dare ancora più poteri alle, alle, alle forze dell'ordine e, e, e alle forze armate. Quindi. Certo. mi ricordo un'analisi così diceva che tutta questa tutta questa così, de, 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 rovinarsi così valori, di valori di casino totale è come se automaticamente poi fa sì che il popolo ti chieda più oppressione perché esatto. tu, tu ti offri come, le, come un Mussolini come un come uno di destra che di, di patria di valori, non c'ha niente, ma ha solo tipo ti offre una soluzione che è, ti, eh, ti opprima ancora di più perché c'è bisogno di, di risolvere il problema che abbiamo creato noi stessi, è quello la cosa che sì. Troppo... Il problema è famoso problema: reazione-soluzione. Dicono chi sono, ecco, quindi l'espresso ti dirà chi sono. E cioè, questa è una cosa orribile, no? che la gente si rende conto che cioè, tu stai comprando una rivista che è come se stai comprando una rivista durante il comunismo, no? che è il sistema che, che è completamente corrotto eh? ti sta dicendo la verità. Cioè, come si aspetta la gente? E' cioè, cioè, è, è quella la cosa che purtroppo la gente non, non riesce a capire. Cioè, tu stai comprando il giornale che tutti i media sono in mano a pochi, a, a, a chi ci controlla. no? E, e loro che ci controllano adesso ti, ti diranno chi sono e come se eccolo chi sono questi questa nostra invenzione però fanno, fanno tipo finta di oh ma non sappiamo niente S -s 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 scopriamoli un po' questi chi sono che cosa vogliono perché stanno cambiando la sinistra italiana e non solo <ride> cambia tutto qua. tra nuove speranze e, e vecchi partiti il movimento lancia a bologna vabbè ah questa è una cosa un numero vecchio 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 vecchio, vecchio, di vecchio. però ecco loro, insomma è, è questo l'orrore cioè proprio, la, la gente non si rende conto che per esempio ci ha fatto caso ci sono eh, un sacco di, 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 di trasmissioni su in tv Intanto tanto per sbaglio magari senti qualcosa no? c'è stato un tizio su rete 4 ma come si chiama tutto bianco così tutto una specie di giornalista che Sembra quasi un trance, non si capisce se no, un una donna. E c'ha pure la voce. Come si chiama? Aspetta, non lo trovo subito. Uh, ah, tra l'altro, hai sentito che. There's a storm coming here in Europe. Mm. Si chiama Dennis fare un po' di danni in, in, in the ah. uh, UK Aspetta, come si chiama uh, rete 4 uh, giornalista uh, come si chiama Gior Gior credo che si chiama Giordano no? ah no. sì, si sì, si sì, sì, ho, ho capito ecco questa fascia da merda qua e, e tu vedi, vedi praticamente tu vedi tipo perché quello che passa la, ai deficienti loro ti fanno vedere tipo ecco, oppure questo è il classico le, le, come faceva quell'altro Gilletti, no? tipo sì. vanno e, e trovano tipo cose corrotte no? oppure un po', un po' come fa la stessa notizia no? sì. Sì. vanno lì e fanno ecco, fammi trovare schermata, schermata no? i deficienti no? le, le, quello che passa a, 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 alle pecore che guardano purtroppo e che, ah, ecco, ma, ma qualcuno sta, eh, Giordano, Bruno si chiama questo? Blu? No, Mario, Mario Giordano, penso. Ecco, ecco questo clown qua, questa merda qua, no? Questi, questi, questi venduti qua, guarda, guarda che faccia di merda, e, e questo Gilletti, striscia notizia, no? e quindi danno questa impressione che, ah, ma loro stanno scovando e stanno prendendo i cattivi, no? E se, se tu senti, no? Tipo beccano qualcuno, no? gli dicono guarda, io adesso ti, ti, ci damo giù adesso. Ti, ti, ti dirò di qui che sei un corrotto, di dirò questo, tutte storie inventate, no? Sì. E vanno lì e, le, e fanno e danno queste idee a chi li guarda come se oppure quell'altro là, quello su Rai 3, con la bianca bianca, bianca il, che era quel, quel, quel montanaro là, con la barba, ehi io sono Corona, come si chiamano, quel tizio, quella specie di Montanaro, no? Sì. Eh, cioè, danno, danno questa fuori dal colo, cioè, cioè ti immagini, porca loro, cioè il sistema è fuori dal colo. L'esatto col. contrario, sì. Cioè, è incredibile, è incredibile. E poi io, io non lo so, questo è un argomento super tabù eh, su YouTube, però eh, qui in Italia sto scoprendo che non è molto eh, accentuata questa cosa. Ma. Ma cazzo roba! Se, se vedi come. Quanti, quanti trans ci sono. Cioè io sto scoprendo che tutte le, le attrici. a me piaceva molto. Eh, Sandra Bullock per esempio mi ricordo tanti anni fa è eh. un trans e... sì. mamma mia devi de 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 vedere un canale anche su Beat Shoot sta perché su YouTube l'hanno tolto Mystery Mirror qui ti do il link devi de de vedere perché non, non puoi, non, non puoi eh, dire di no a quel punto cioè loro ti, cioè, ti fanno vedere che guarda questa è la struttura del corpo di un uomo questa è la struttura di, di una donna non, non, questo non può essere un uomo questo non può essere una donna no? E poi qui si può fare solo qui, solo qui puoi fare la connessione con, con Dio e con la, la religione, perché altrimenti non la puoi mai fare. Tu dici, ma perché questo, questa gente così malata che farebbe una cosa del genere? No? Perché loro si credono tipo eh, un po' come, 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 stanno, come stanno, facendo, stanno cercando di fare eh, generalmente loro, no? che, che cercano di smussare, di togliere tutti... Eh, gli estremi, e, e di creare un'unica cosa monotona, no? allo stesso modo stanno cercando di fare di, di levare i sessi e di creare un, eh, un, un unico essere no? che non è né, né, né maschio né femmina, quindi stanno, infatti, i, i maschi oggi sono tutti mosci, tutti non, 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 non esiste più il maschio, e, e la femmina è diventata un, un cafone, un animale, non, non c'è più niente di, di femminile. E il, però questa cosa qua tu lo capisci quando sai cos'è il bafometto per esempio che è metà femmina metà maschio eh, o capisci un po' di massoneria che, che loro sono tipo i maestri che sanno eh, sanno giostrarsi fra queste due estremità fra il bene e il male e loro riescono a a, sta, a stare in mezzo no? e, e solo, solo a quel punto capisci perché tutte le attrici in America la maggior parte sono tutti trans perché loro pensano che l'individuo perfetto è quello che ha fatto tipo l'unione di questi due sessi no? e sì, eh, quello è, è diciamo l'interpretazione oscura che, che, che gli danno perché in realtà ha, ha, un, altro, in realtà ha un altro significato cioè è l'unione tra, 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 il, tra, tra il, il divino maschile e il divino femminile. Che, è, che alla fine è, è, dentro, è dentro ognuno di noi e si tratta di, di trovare l'equilibrio tra le due, ma non vuol dire. <ride> non vuol dire cambiare sesso, vuol dire, vuol dire che incarnare i principi maschili con i principi femminili, cioè la, la, la non aggressione sarebbe il principio de, del divino femminile, la, la, la cura, la compassione che è unita al, al, al principio divino maschile che è l'autodifesa, che è, la, che è, che è eh, far valere i propri diritti di fronte all'ingiustizia, di fronte all'oppressione. Quindi questo è il vero, è il vero significato dell'unione tra, tra il maschile e, e, e il femminile. Poi c'è l'interpretazione oscura che vi hanno dato e quella che stanno cercando, di, che stanno promuovendo nella società, cioè la, la demascolinizzazione e, e, con la, e, e invece la... la, 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 la eh, come si dice? Eh, cioè diciamo... Sì, la, la, cioè diciamo la, la demascolinizzazione dell'uomo e, e invece la, diciamo, creare questa donna androgina diciamo. e, e che, perché, devono, perché devono stravolgere, devono invertire quel, che è, quella che è veramente l'unione tra, 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 tra il principio, come si chiama, il principio divino maschile o sacro maschile e quello, e quello femminile. Sì, questo è il modo di, di, di vedere di, eh, di, uh, della natural law, no? Però loro effettivamente sono proprio chiaramente satanisti. Loro, è come se lo scrivono anche, loro si, si oppongono alla creazione di Dio, che Dio siccome è o il programmatore di, 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 di questo gioco in cui ci troviamo, no? ci cioè, ha programmati con questi due sessi proprio, eh, distinti, no? E diversi. E, e loro è come se stanno dicendo You no, know, uh, fuck you. you know, I wanna do it my way, you know? uh, E sarò io. Ma sì che qualcun... vogliono mettersi al, al posto del de, de, de creatore, esatto? No, questo. E, ok. Io l, um, non ti, ti, ti non, non voglio insomma così annoiarti più di tanto. Cioè, abbiamo fatto questa cosa per me è stato, uh... non è stato, non è stato, è stato abbastanza <ride> bene, dai. Quindi, ok, io sto qua e, e ti ringrazio sì. per la pazienza. È tutto va bene, grazie a te per avermi Ciao. invitato.